Un saluto da dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, dove ogni anno ricostruiamo più di 4.000 arcate su pazienti che hanno perduto completamente i denti per incidenti stradali, piorrea o errori di altri dentisti che hanno messo impianti qua e là, non calibrandoli con quello che era il problema del paziente, per esempio paziente come vedremo oggi per le linee di denti per impianti zigomatici, quindi chi non ha più osso. Sono pazienti che avevano già poco osso, gli hanno messo pochi impianti convenzionali quando invece dovevano essere posizionati già impianti non convenzionali come gli impianti zigomatici. Per il paziente che ha perduto molto osso, esistono due modi di rimettere i denti. Quindi, pazienti che hanno fatto impianti zigomatici, nasali e che hanno comunque i denti che non ci sono più da tanti anni, l'osso è completamente riassorbito e è arrivato quasi sotto la base del naso. Ok, parliamo quindi di arcate per l'arcata superiore, di denti per l'arcata superiore. Non si mettono i zigomatici nella mandibola. Nella mandibola quello che succede è il contrario, che quando si perdono i denti l'osso va verso fuori. Nella mandibola l'osso si ritira così, nella mascella superiore l'osso si ritira così e anche verso dietro. Quello che succede è che quando perdi i denti e ti sbagliano l'intervento nella parte di sopra è che gli impianti andranno qua e sopra gli impianti andranno qua. Se poi ti sbagliano gli impianti che ti mettono, oppure per tanti anni non li metti gli impianti, l'osso se ne va completamente qui. Questi sono i casi da impianti zigomatici, dove non è più possibile mettere impianti convenzionali perché l'osso non c'è più. Allora, in quel caso, si mettono degli impianti che vanno ad ancorarsi sull'osso zigomatico, che è l'osso subito vicino all'osso della mascella. Se la mascella non c'è più, l'unico osso che rimane è questo. Zigomo e naso. Allora, a quel punto metto o impianti nasali, o impianti zigomatici, o più posteriori, impianti pterigoidei. Che non fatevi spaventare, non è che sono impianti difficili da mettere, semplicemente sono impianti non convenzionali che si mettono in zone diverse. Poi l'impianto ha sempre la stessa dimensione, però la metti in zone diverse da quella classica. Però quello che cambia con l'introduzione che ti ho fatto è che saranno in una posizione diversa della faccia. Essendo nella posizione diversa della faccia, non è che metto i denti indietro e qui su, li devo mettere giù e in avanti. Però cambia perché si crea un ginocchio, come vedi nella protesi qua a schermo, dove in basso a sinistra vedi dove è finito l'impianto. Tutto quello rosa che ti ho messo in questa foto è quello che noi dobbiamo simulare con i tessuti artificiali. È come una protesi ortopedica questa, che un conto è perdere un dito, un conto è perdere il braccio, che ti attacco la mano artificiale alla spalla, poi fai Nemo. Ok? È strano e non è neanche funzionale. Non riesci, le cose si rompono e non combaciano i denti di su con quelli di giù. Allora, in questi casi, vedi che sotto invece la gengiva non era da ricostruire perché non ha avuto grossi problemi sotto. La gengiva, no, gli impianti sono andati lì dove stavano le radici prima dei denti, ma sopra no. Sopra la situazione è diversa. I denti dovevano andare lì dove dovevano essere, ma dovevamo simulare tutto questo tessuto perduto. Questa è una protesi avvitata, che viene avvitata sugli impianti. Il più delle volte questo non si può fare perché ci troviamo delle volte che coincide l'età biologica di quella mascella che deve fare chirurgia zigomatica con l'età anagrafica del paziente. Magari quello è un paziente di 70 anni e non è detto che riesce a pulire bene, perché se gli impianti vanno sotto al naso, io ti sfido a pulire bene lì sotto con lo spazzolino, è molto difficile. Quindi questo lo puoi fare su pazienti giovani che hanno sui 50, 55 anni, anche 60, che hanno una buona manualità. Manualità che sono co fo molto collaboranti, che vanno a fare i controlli, che fanno la pulizia professionale, lì l'igienista lo aiuta dove lui non arriva. Però ci sono pazienti che la mano gli trema, che devono rimettere tutto, vogliono mangiare, perché poverini, comunque anche loro hanno diritto di mangiare, anzi a una certa età, quello è l'unico, uno dei pochi piaceri che rimane nella vita, giustamente, voglio mangiare come si deve. Per mangiare come si deve gli mettiamo gli impianti zigomatici, però in questo caso costruiamo una barra che unisce gli impianti, la vedi qua,
Okay, quelli non sono gli impianti zigomatici, quelli verdi sono solamente degli analoghi che ci servono per lavorare poi sulla protesi. E facciamo in modo che ci sia una protesi che si incastra, fa clac quando va su quella barra, è difficile anche da staccare la protesi, non sempre. A volte dobbiamo passivizzarla perché quella è andata in bagno e dice io non riesco a levarla, sta roba. Ok, allora cerchiamola di anche renderla con le mani che sia in grado anche di rimuoverla. E poi con un grosso spazzolone va sotto l'acqua a lavare la protesi. Ok, la pulisce bene e non abbiamo rischio di infezioni sugli impianti. E Quindi si poi può con uno togliere. spazzolino andare anche a lavare la protesi. La barra. In bocca rimane la barra, okay, sul quale si incastra la protesi, però la barra è facile da pulire. Anche una mano che trema riesce a pulirla la barra. E poi rincastra la protesi. A livello estetico sono indistinguibili dalle altre linee. Però è una cosa a cui bisogna tenere conto in una categoria speciale di pazienti, che sono quei pazienti che hanno perduto molto osso, che non riusciranno a tenere i denti fissi avvitati in bocca e che hanno il problema anche biomeccanico di dover mettere molto in avanti e in sotto i denti, perché se noi li mettiamo avvitati, poi c'è il rischio che si genera un gradino che, dove si potrebbe incastrare anche cibo. Vedi, lì ci potrebbe andare cibo. Devi essere più bravo a mantenere questa protesi avvitata. Invece i pazienti che non hanno impianti zigomatici, gli impianti sono più in avanti e non hai questo effetto gradino che, dove si può incastrare il cibo. Però anche quello va tenuto in conto, nel senso che la durata, poi il successo di un trattamento negli anni è dato anche dalla forma della protesi. Okay, perché poi quelle lavorano in un ambiente microbico, dove ci sono residui di cibo. E ci sono alcuni pazienti che non riescono tutti i giorni a togliere tutto da lì e quindi c'è il rischio che qualcosa va in putrefazione. Il cibo, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi ti si infiammano le gengive. Nella peggiore delle ipotesi ti si infiamma anche l'osso. Nella peggiore delle ipotesi Cambio dobbiamo riniziare. Ok, dobbiamo riniziare. nuovo C'è sempre una soluzione. nuova Nel senso, c'è sempre la soluzione quella di intervento immediato, vai a pulire la protesi. Soluzione di intervento intermedio è quello di fare una terapia per far riprendere le gengive e l'osso, un po' più avanzato, rigenerare l'osso, quando proprio non c'è più da fare nulla, sviti gli impianti e ne metti di nuovi. Ok? La soluzione c'è sempre. Però è importante che cosa? Andare a calibrare anche le tipologie di dentature che si mettono, ovvero fisse o semirimovibili, in base alla condizione della bocca del paziente. E non tutti hanno la stessa situazione. Ci sono, ripeto, dei pazienti che sono in stadio più avanzato, pazienti che in genere gli hanno detto non c'è più osso, sono i pazienti che devono mettere impianti zigomatici. Dove però se ne fanno pochi di questi interventi, mancano poi spesso delle basi sulle protesi da mettere poi dopo gli impianti. E se non ne hai fatti tanti di questi, non sai cosa mettergli sopra. Pensi che devi mettere quella protesi che hai sempre fatto sugli altri pazienti? No, la protesi va delle volte un po' diversa ed è una tipologia di lavorazione anche abbastanza sofisticata, perché bisogna fare la barra, fare la controbarra sulla quale si incastra, fare le simulazioni dei denti. Pazienti così sono un pochino più lunghi e delle volte iniziamo delle volte anche con protesi avvitate, però poi dopo qualche anno la finiamo con la protesi, col sostituirla e metterla semirimovibile. Questo quando vediamo che il paziente non ce la fa a mantenerla pulita. Ok, invece di lasciarla lì 15 anni, interveniamo prima. Svita quella e ne mettiamo un'altra di tipologia di dentatura, perché una cosa deve essere anche poi mantenibile per 20 anni, 30 anni.